Sono passati ormai diversi mesi da quando è stato a sorpresa annunciato Budokai Tenkaichi 4, ma da allora non è più arrivata nessuna notizia ufficiale in merito. Per alcuni è semplicemente la dimostrazione che al momento dell'annuncio ci fosse solo l'intenzione di farlo, ma che non ci fosse ancora nessuna build del gioco in lavorazione. Per altri invece è una mossa strategica per non alimentare troppo hype in vista di un prodotto che potrebbe poi non essere all'altezza. Bandai Namco sa perfettamente che ritirando fuori il franchise di Budokai Tenkaichi o fai un capolavoro che giustifichi il ritorno a questo titolo storico, oppure potresti avere difficoltà. Io sono il Pellicano e oggi andremo a vedere insieme cosa sappiamo di questo titolo in arrivo e cosa invece è rilegato a speculazioni e leaks vari. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Qui troverete contenuti su Dragon Ball e non solo, oltre a recensioni, analisi e gameplay. Inoltre, molti di voi guardano i miei video ma poi dimenticano di iscriversi. E voi in che percentuale gli entrate? Ma detto ciò, quando esce questo Budokai Tenkaichi 4? Stando a quanto riportato dai vari leaks che ogni tanto cicciano fuori, il gioco potrebbe addirittura uscire per febbraio 2024. Ora, per quanto sarebbe una notizia ottima, perché se fosse vero saremmo già molto vicini all'uscita, mi fa strano pensare che sia però così vicino e che a pochi mesi di distanza non abbiamo visto ancora nulla se non il teaser trailer di annuncio. Ancora altri leaks invece hanno parlato di un probabile roster di personaggi ben più ampio di quello di Xenoverse 2, che con anche tutti i DLC non è che poi fosse così incredibilmente gigante. In Budokai Tenkaichi 3 abbiamo molti più personaggi e non c'erano neanche tutti quelli di Dragon Ball Super, quindi tralasciando la mod di Budokai Tenkaichi 4 che invece integra anche Super, ma questo è un discorso a parte, e se siete interessati a vedere questa versione fan-made, quindi fatta direttamente dagli appassionati di Budokai Tenkaichi 4, ci ho fatto recentemente una serie completa, la trovate nelle playlist e se mi ricordo vi lascio anche il link in descrizione e nella scheda in alto a destra del video in questo momento. Ma torniamo a noi, finora abbiamo solo parlato dei leaks, cioè delle indiscrezioni, quindi niente di ufficiale, ma cosa possiamo aspettarci realisticamente dal gioco? È chiaro che in un mondo perfetto, il perfetto Budokai Tenkaichi 4 sarebbe una versione moderna e pompata del 3, con tanti più personaggi, molte più mappe e più modalità sia single player che per multiplayer, e ancora restando in tema sogno, potremmo anche sperare in una campagna che ripercorra tutta la storia di Dragon Ball dal primo fino a Super, comprendendo anche la parentesi GT ovviamente. Adesso mi hai davvero stancato! Dico che tutto ciò è un sogno perché stando alle tendenze dei publisher degli ultimi tempi e anche alla struttura degli ultimi giochi usciti di Dragon Ball, io realisticamente posso più immaginare uno scenario che preveda per esempio tutto Dragon Ball Z e personaggi annessi nel gioco base e poi tra DLC a pagamento, Season Pass e la fresca tesoreta si arrivi dopo magari 2-3 anni dall'uscita del gioco ad avere l'esperienza completa. Quasi mi ritrovo a sperare che il gioco non esca veramente per febbraio 2024, perché se così fosse sarebbe una conferma che in così poco tempo hanno solo creato la piattaforma di Budokai Tenkaichi 4, quindi le fondamenta del gioco che poi negli anni sosterranno tutti i contenuti che verranno appunto in futuro, ovviamente a pagamento. Prendi questo! Un'altra cosa che ho pensato è che per esempio in Budokai Tenkaichi 2, che stiamo giocando in questo periodo anche qui sul canale, c'era questo sistema di skill point che assegnava i personaggi per farli salire di livello,
Ecco, io credo che potremmo vedere un sistema del genere anche in Budokai Tenkaichi 4, ma che potrebbe da una parte essere fatto bene e piacevole da studiare e da giocare, ma allo stesso tempo potrebbero fare la mossa da 90 e mettere mosse e caratteristiche acquistabili non solo con l'eventuale moneta in game, ma anche con transazioni esterne. Io non vorrei mai, e dico mai, che le parole Budokai Tenkaichi venissero accostate a parole come loot box, per esempio. Ora, posso tranquillamente accettare un gioco che esce, presto o tardi, quando sia, insomma, non completo e con la necessità di acquistare DLC ogni tot mesi per ampliare il gioco. Ci può stare, dato i tempi, no? Però quello che non potrei mai accettare è una ridicolizzazione del franchise con questi elementi da casino che proprio non digerisco. Quello di cui posso essere quasi certo è che invece dal punto di vista del gameplay vero e proprio sarà fatto bene. Se intendono tenerlo come piattaforma iniziale con estensioni ogni tot tempo, devono creare un sistema di combattimento che sia efficace e divertente. E che magari si differenzi anche negli stili a seconda dei personaggi. Ora, non credo che la profondità di questi aspetti possa raggiungere giochi che sono specializzati nel solo fight. In FighterZ, per esempio, ogni personaggio ha la sua lista di mosse, come ogni picchiaduro. Però anche il gameplay di Xenoverse 2, magari ritoccato un pochino e migliorato per renderlo un po' più dinamico, sarebbe perfetto per lo stile di Budokai Tenkaichi 4, secondo me. E niente. Per ora si può solo speculare e sognare, almeno fino a che non sapremo qualcosa di ufficiale in merito al gioco. Ma visto che dopo tanti mesi siamo ancora in questa fase, facciamo questo gioco. In questo breve video vi ho raccontato quali sono le mie perplessità, ma anche quali sono le mie speranze per questo Budokai Tenkaichi 4. Ora tocca a voi, scrivete qui sotto nei commenti cosa sognate e cosa invece più realisticamente vi aspettate o temete per questo storico franchise. Sono veramente curioso di sapere che cosa ne pensate e detto ciò io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto e come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale. Se questo video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e lasciate un bel like di supporto. Vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo al prossimo appuntamento e ciao ciao ciao.